Ciao a tutte e a tutti. Come promesso la scorsa volta, oggi vi illustrerò passo passo come costruire questo pannello delle attività. Vediamo insieme che materiali ci servono per realizzarlo. Un pannello è multistrato, io ne ho scelto uno da 55x55 con 1 cm di spessore. Lo smalto atossico, un pennello, in caso il pannello sia da carteggiare, anche della carta vetrata e della cementite. Abbiamo poi bisogno degli oggetti da appendere. L'elenco completo lo trovate nel filmato della scorsa settimana oppure nel mio blog. Avremo poi bisogno di un trapano, di un avvitatore, di un cacciavite e di viti da legno di vario tipo. Eccoci qui, finalmente possiamo cominciare il nostro pannello montessoriano. La prima cosa appunto da recuperare è il pannello stesso. Io l'ho recuperato di una grandezza di 55x55, che è poi la misura della casapanca su cui poi lo appenderò, ma potete scegliere un qualsiasi tipo di misura, ecco. E lo spessore invece di 1 cm, 1,5 cm. Adesso la prima cosa da fare è quello di dipingerlo. Io lo dipingerò con uno smalto atossico. Ho preparato, come vedete, il mio piano lavoro, perciò ho messo sotto al pannello una stoffa in modo che non si sporchi il tavolo e anche l'abbigliamento, mi raccomando, da sporcarsi perché ci si sporca, è normale. Adesso si può procedere in due modi diversi, dipende dal pannello che utilizziamo. Se abbiamo un pannello abbastanza rovinato, con delle imperfezioni, con delle schegge, di sicuro servirà carteggiarlo, poi ci mettiamo magari un fondo di cementite e poi lo smalto. Altrimenti possiamo dare solamente una o due mani di smalto. Ecco, questo dipende dall'effetto che vogliamo e anche da com'è il nostro pannello. In questo caso io userò subito dello smalto, magari ecco ci darò due maniche, così verrà fuori un bel bianco brillante. Iniziamo allora a dipingere il nostro supporto. Mi raccomando, stendere bene il colore, tutta la superficie deve essere coperta, anche i bordi. Questo pennello che sto usando è un pennello specifico per lo smalto d'acqua. Iniziamo. Di colorare il mio supporto, adesso bisogna lasciare che lo smalto si asciughi. L'indicazione di solito è messa sul barattolino dello smalto che noi usiamo. In questo caso ci vogliono 4 ore tra una mano e l'altra, perciò aspettiamo. Ho dato anche la seconda mano di smalto e si è asciugato. Adesso andrò ad appendere tutte le varie cose che ho comprato in ferramenta. Adesso vi faccio l'elenco di quello che sono riuscita a trovare. Un campanello, una catenella, un interruttore, una maniglia di questo tipo, una di quest'altro tipo, una rotella e un nastro colorato. Adesso proverò a trovare nel mio pannello la posizione esatta di ogni cosa che voglio appendere. Farò un piccolo puntino con una matita o con un pennarello per indicare il posto dove forare, diciamo, il pannello per attaccare le viti e poi andrò ad assemblare il tutto. Eccoci qui. Allora, questo è il modo in cui ho posizionato tutti i vari elementi che ho comprato. Ho fatto due fori con il trapano per poter far passare questo nastrino e poi ho già fatto dei piccoli forellini in prossimità appunto dei buchi dove andranno le viti. Ho fermato questa catenella con questo tipo di vite. La stessa cosa ho fatto anche per il campanello. L'ho inserito qui e poi insomma dipenderà anche dal tipo di campanello che troverete oppure qualsiasi altra cosa. Ecco, io ho scelto un campanello perché così il bambino e la bambina si possono allenare con il dietino e possono far suonare il campanello. Adesso non mi resta che attaccare tutto con le viti. Perfetto, ho preso il mio avvitatore e adesso comincio ad attaccare tutte le viti. Caso in cui abbiate un oggetto in cui non si riesce ad arrivare con l'avvitatore perché c'è uno spazio troppo stretto, possiamo usare tranquillamente un cacciavite. Io in questo caso ho usato un cacciavite a stella. Perfetto, e il nostro pannello montessoriano è pronto. Eccoci qua. Perciò abbiamo una catenella, una rotella, un interruttore, un campanello, una maniglia di questo tipo, una invece di questo tipo e un nastrino.
Si può proporre questo pannello già da quando il bambino o la bambina hanno 6-7 mesi, quando cominciano a stare seduti da soli. Si può proporre alla loro altezza. Io ad esempio questo qui lo andrò a pendere ad una cassapanca che ho di sopra, perciò mettendolo a fianco ad un angolo morbido, ad un tappetone dove i bambini possono stare seduti, si può appunto lasciar loro sperimentare con la catenella, il rumore, e poi invece la rotella che si fa girare, l'interruttore da premere, che fa questo rumore, la maniglia, il campanello, impareranno appunto che facendo questo movimento si potrà sentire questo suono, il nastrino che non può mai mancare e un altro tipo di maniglia. Allora, le maniglie le ho messe in questa posizione perché in questo modo si può aiutare il bambino o la bambina ad alzarsi in piedi. Appena sarà pronto o pronta per poter fare questo passaggio, avrà un supporto su cui attaccarsi. Ecco, questo è solamente una piccola chicca. Ora non ci resta che andare ad appendere questo pannello dell'attività. Come vedete, ho appeso il pannello dell'attività con due viti da legno su una cassapanca che ho in cucina. Mi raccomando, attacchiamolo molto bene, altrimenti c'è il pericolo che il bambino o la bambina se lo tiri addosso. L'ho messo in una posizione molto facile da raggiungere, perciò a terra, su un angolo morbido dove il bambino o la bambina può stare comodamente seduto e riflesso allo specchio che è sempre alla sua altezza. In questo modo i suoi movimenti saranno sempre più precisi. E con il mio avvitatore in mano non mi resta che augurarvi un buon lavoro. Ciao, alla prossima!